Allora, ragazzi miei, ci siamo. Prima di iniziare il video, questo. Bene. Allora, se tutti sapete come si usa un vocabolario, lasciate che vi delucidi un attimo una cosa. Se non mi inganna e le mie doti da scuola elementare sono state utili, vediamo un po' se riesco a trovare una cosa. Troviamo la parola ironia. Ironia. Dice dissimulazione più o meno derisoria del proprio pensiero con parole non corrispondenti a esso. Figura retorica che consiste nel dire il contrario di ciò che si pensa. Umorismo sarcastico nel dire qualcosa per scherzare con più o una persona. Detto questo, ragazzi, e aver chiarito che cos'è la grande ironia, possiamo passare al video di oggi. Se non avete letto questo messaggio, se siete sordi, se avete problemi, qualsiasi tipo di problema, ragazzi, semplicemente portate il video indietro e avrete la soluzione. Ciao a tutti, ragazzi, qui è Megozzo, versione Cazzaro, e benvenuti in questo nuovo video della vita reale. Anzi, no, che vita reale, regà. Sono qui in questo video per dirvi una cosa importante, veramente importante. Vi avevo detto che GTA 6 era una beta, una cosa che sarebbe, ragazzi, che doveva essere una beta, sì, diciamo, qualcosa che doveva evolversi. Quindi, ragazzi, sono qui quest'oggi per dirvi che la Rockstar finalmente, dopo essersi convinta che sono una brava persona e sono affidabile, ragazzi, ha deciso di consegnarmi la mia copia di GTA 6 della vita reale da calciatore. Eccolo qui, ragazzi! Ironia! Vi piace? Io spero che vi piaccia. Faccio pure vedere da vicino, vedete? Bella, molto bella, molto bella, devo dire. Molto bella. Bene, ragazzi, molti si stanno chiedendo: Omega, com'è possibile che hai la copia di GTA 6 della vita reale da calciatore se GTA 6 ancora non è uscito? Non c'è, non esiste? Io, ragazzi, posso semplicemente dire una cosa: è un video diverso dal solito. Guardate il video prima alla fine, prima di commentare, ecco, insomma, così dopo aver visto tutto il video, aver capito che cos'è il significato della parola ironia, potete commentare. Detto questo, ragazzi, boh, passiamo al video. Forse molti si stanno chiedendo: Omega, com'è possibile? Ci stai prendendo in giro? Ragazzi, ascoltatemi, ascoltate il vostro negozio per i veri fan, per gli haters. Ragazzi, vi posso dire soltanto una cosa: io c'ho GTA 6, porca miseria. C'ho GTA 6 e voi no, e voi no. Forse ho fatto troppa ironia. Comunque, ragazzi, dai, scherzavo. Adesso passiamo al video, diventiamo seri, perché vi faccio vedere come siamo riusciti a ottenere GTA 6, come siamo riusciti a mettere. Guardate, non so se si vede, ma qui c'è Ronaldo, c'è Jasmine, c'è Messi, c'è Ronaldo Junior, la Lamborghini Supreme, insomma, c'è tutto. Volete sicuramente sapere come è successo tutto questo. Quindi, siccome a voi ovviamente ha chiesto se è fake, se è tutto il resto, io ho pensato di fare questo video dove c'è la verità su GTA 6, sulla vita reale, sulla beta e su quello che accadrà in questo video. Ci siamo, ecco il nostro Ronaldo. Io vi ricordo, raga, di venirmi a seguire su Instagram se ancora non l'avete fatto, per essere salutati in tutti i prossimi video. Lo trovate qui e in descrizione. Quindi mi raccomando, se volete essere salutati da Ronaldo, passate a seguirmi. Allora, come ben vedete, siamo a casa del nostro CR7, il nostro bomber misterioso. Attenzione, il nostro Ronaldo. Chi sono queste due persone? Questi due uomini d'affari, perché si vede che sono due uomini d'affari vestiti in bene, giacca e cravatta, scarpe verniciate, lussuose, insomma, tutto come volete mettere, ragazzi. Ma queste due persone, stenderete a crederci, ragazzi, sono due persone del supporto tecnico americano di Rockstar Games. Infatti, ragazzi, io ho detto a Ronaldo che volevo GTA 6 e infatti, ragazzi, l'ho avuto grazie a Ronaldo. Voi stai dicendo: Omega, ma ci stai prendendo per il culo? Sì, ragazzi, porca mia miseria, ironia. Quindi Ronaldo ha detto a queste persone del supporto tecnico della Rockstar, di cui stanno parlando adesso, se poteva mettere GTA 6 e, diciamo, la vita reale, farli tutti insieme, perché comunque è una cosa figa. Quindi, ragazzi, queste due persone del supporto tecnico mi stanno invitando ad andare nella loro sede della Rockstar Games ufficiale, che sta a Los Santos, per discutere insieme al direttore, per ovviamente per tattiche direttive di commercio, non lo so, e se vogliono mettere la vita reale da calciatore, quindi quella che abbiamo fatto noi fino ad ora, dentro GTA 6. Secondo voi accetteranno, ragazzi? Beh, io vi dico una cosa: se ho questo in mano,
Beh, forse, dico forse, hanno accettato, direi. Quindi andiamo, non ci crederete, quindi so che molti di voi avranno già messo dislike. Gli invidiosi diranno fake, diranno dislike, mi insulteranno nei commenti. Ma ragazzi, i veri fan metteranno un bel mi piace a bomba a questo video, si iscriveranno al canale e commenteranno con una grande risata e con Omega, sei Ermeio. No, Ermeio Ronaldo Junior, raga. Quindi sì, per quanto io voglia prendere la Lambo Supreme e la Mercedes, ragazzi, dobbiamo prendere la BMW, scusate, l'Audi. Troppe macchine, mi sto a confondere. Alla loro sede e vediamo cosa ci dicono. Chiederemo di mettere Ronaldo Junior e tutti gli altri. Quindi preparatevi perché stiamo andando dalla Rockstar Games. Ma ci credete? Ronaldo sta lì, raga. Non è clickbait, ci sta Ronaldo in quell'auto. Ok, ragazzi, non sono nella pelle. Sto cercando di dirigermi il più presto possibile all'associazione di Rockstar Games. Ronaldo, però non fare così, sennò vomitano tutti in macchina. Quindi mettiamo il segnalino perché, se non sbaglio, dovrebbe essere sempre da queste zone qui, ragazzi. Vabbè, insomma, il centro di Los Santos, dove ci sono anche tutti i grattacieli. Ronaldo, non fare sti sorpassi. Vabbè, insomma, ragazzi, ci vediamo quando arriviamo lì. E vediamo che cosa ci dirà la Rockstar Games. Bene, ragazzi, siamo arrivati. Parcheggiamo la nostra auto qui davanti e vediamo di andare immediatamente perché ci sta aspettando il presidente della Rockstar Games. Ragazzi, ma ci credete? Ma secondo me voi non ci state credendo. State dicendo, Omega, ci stai piando per il culo. E adesso ve lo faccio vedere, ragazzi, che ci sta aspettando il presidente della Rockstar Games. Che poi non ho capito perché hanno la sede condivisa al palazzo dell'FBI. Vabbè, forse problemi di gestione. Devo parlare con Rockstar Games. Piano di sopra? Grazie, gentilissimo. Bene, allora, vediamo un po' a che piano dobbiamo andare per parlare con chi di dovere. Perché, ragazzi, Ronaldo vuole fare mettere a tutti i costi la vita reale su GTA 6. E lo capisco. Cioè, ragazzi, oh mio Dio, ma vi rendete conto dove siamo? Negli studi Rockstar, dove tutte queste persone hanno... Ma non lo so, hanno combaciato, sono state chiamate col gioco. Cioè, tutta gente, ragazzi, importante. Magari potremmo finire anche noi su questo cartello pubblicitario dove la vita reale di GTA 6 viene messa dentro GTA 6, sì, dai, diciamo. Magari questi sono tutti programmatori e adesso stiamo per andare a conoscere appunto il presidente della Rockstar, che mi sa che sono due. Buonasera, buonasera a tutti. Salve, salve e salve un po' a tutti, salve un po' a tutti. Allora, momento di attenzione, ragazzi, importante. Quest'aula che vedete qui è l'aula delle riunioni della Rockstar Games affiliata all'FBI, come ho anche detto prima. Stiamo parlando con questo signore qui che è un vecchietto, cioè un vecchietto, è quello, è colui che prende le decisioni esecutive sui prossimi titoli Rockstar Games. Quindi, tanto per citarne uno, la Noir, Red Dead Redemption 2, ragazzi, è stato lui che ha detto cosa ci dovrà essere. E Ronaldo in questo momento sta spiegando un po' a tutti che stanno qui in quest'aula. Dovrebbe mettere Ronaldo Junior, le auto reali, tutta la vita reale, ragazzi, tutti i calciatori dentro GTA 6. Anche se sinceramente, ragazzi, i due direttori della Rockstar, quello esecutivo e quello amministrativo, sono un po' scettici, non sembrano essere convinti. Però, ragazzi, forse ci stiamo sbagliando, anche gli altri non dicono nulla di che, anzi sono totalmente zitti. Questo qui si sta addirittura incazzando. Perché si sta incazzando con tutto sulla sedia? Che diavolo sta succedendo? Oh mio Dio! Allora, ragazzi, quando ho detto per intero che vogliamo mettere la vita reale su GTA 6, sul nuovo titolo Rockstar, sono impazziti tutti, dai programmatori a chi pensa il gioco, a chi lo programma, a chi fa la grafica. Insomma, tutti stanno applaudendo le mani e stanno dicendo che è proprio questo quello che ci voleva nel nuovo GTA 6. Infatti uno è salito addirittura sul tavolo. Fra, ho capito che sei contento, ma scendi. Ragazzi, il direttore esecutivo ci sta dicendo che ha accolto la nostra proposta e ci sta dicendo che proprio noi, cioè proprio noi, saremo i protagonisti del prossimo GTA 6. Ragazzi, ma ci state credendo? Saremo i prossimi protagonisti di GTA 6, Ronaldo sarà il protagonista. Ci saranno Messi, Ronaldo Junior, Ibrahimovic, ma non so, tutti i calciatori. E sarà ambientato a Madrid. Oddio, ragazzi, abbiamo saputo tutto in anteprima grazie a CR7. Bene, sì, ragazzi, ed è proprio qui che finisce la nostra storia. Ed è proprio qui che Ronaldo mi ha fatto avere la mia prima copia di GTA 6. Lo so, è meravigliosa. Io, ragazzi, ho ricevuto dal capo della Rockstar, grazie a, appunto, al nostro Ronaldo, il nostro CR7, 4 copie di GTA 6 che sono qui tra le mie mani, perché, ragazzi, ho intenzione di provarle con voi a Romix
il 6, il 7 e l'8. Come vedete qui ci sono ben 4 copie, 4 copie di GTA 6 datemi gentilmente da Rockstar Games tramite il nostro CR7, che ovviamente ragazzi gli abbiamo fatto una serie dedicata, non poteva non farmi avere queste 4 copie di Grand Theft Auto 6. Io vi dico che ancora non l'ho provato perché voglio provarlo con voi a Romix e ci farò anche un video, non sto scherzando ragazzi, quindi mi raccomando, io vi aspetterò a Romix perché faremo anche un video con ZWillix in collaborazione, dove io, ZWillix e voi proveremo il nuovo GTA 6 in anteprima. Detto questo ragazzi, spero siate contenti, spero il video vi sia piaciuto, mi raccomando un bel pollicione in su, se il video vi è piaciuto commentate, se anche voi volete venire a provare GTA 6 insieme a me a Romix e fare il bordello, perché lo faremo, ve lo assicuro. Vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto per non perdere i prossimi video, per rimanere aggiornati sempre su GTA 6. Io direi che per questo video è tutto ragazzi, in descrizione trovate le maglie ufficiali, le felpe ufficiali come questa qui, e super edizioni limitate, le più belle che ci siano. E sempre se volete essere salutati, invece se volete essere salutati da me in prossimi video, link in descrizione, venitemi a seguire su Instagram. Ragazzi, chi mi viene a seguire su Instagram, lo dico palesemente, una copia di GTA 6 gratis a Romix, perché sono 4, una è mia, le altre 3 ve le aggiudicherete voi. Vi ricordo la parola ironia nel vocabolario. Ironia significa, anche lo sapete, ditelo, non c'è bisogno che ve lo dico io, abbiamo letto prima dal dizionario. Quindi spero che abbiate capito l'ironia di questo video, perché a Romix ne faremo un altro, sempre molto molto bello. Per questo video è tutto ragazzi, come Gozzo, e ricordate sempre l'ironia. Ovviamente ragazzi, le custodie che vi ho fatto vedere sono cose in anteprima, quindi a Romix avrete tutta la vera vera verità su GTA 6 come le abbiamo avute. Per questo video è tutto ragazzi, qua è Gozzo, pagliacce pagliacce, e ci becchiamo al prossimo video. Ciao!